Pegherini, Genesini, Valentina, ciao, ciao Ilaria, molto bene. Allora, questo che ho preso è, avevo preparato giorni fa una lista di finals, di finali, salve Veraldi, e ne avevo preparati sei, che vi avevo detto non sono, sono leggermente più semplici di quello dello scorso anno, diciamo se il livello dell'anno passato era 100, quest'anno il livello è 90. Quindi, abbiamo capito il motivo perché, non avendo mai fatto lezioni in aula, non avendovi mai convocati alla lavagna, non, certi esercizi un po' sottili, niente da fare, quelli vanno fatti alla lavagna, eventualmente anche coinvolgendo alla grande lo studente. Però, diciamo, il nocciolo duro l'abbiamo salvato. Quindi questo è il compito. Allora, ne avevo preparati sei. Adesso ho preso questo, me ne sono rimasti altri quattro. Quindi questo lo ho tirato via ieri pomeriggio, l'ho messo da parte. È un caso che sia questo. Quindi se ne estraevo un altro, questo finiva lui a gennaio. Però prima di partire con questo, era rimasto diciamo, sospeso qualche altro problema. Ieri sera poi ho avuto una notizia molto positiva che me l'ha mandata Vanessa, che è riuscita a risolvere, non nel modo migliore, ma comunque lo stesso, in un ottimo modo, un vecchio problema che avevo dato sulla divergenza, in cui davo la possibilità allo studente di utilizzare anche, diciamo, calcolare gli integrali con dei programmi. Quindi complimenti a Vanessa, che vediamo se è in linea Vanessa, se mi sta a sentire, vediamo se la trovo qua nella lista. Vediamo un po'. Vanessa, Genesi, boh, adesso non la vedo forse. Vabbè, comunque insomma è stato risolto questo problema. Però ne erano rimasti alcuni altri in sospeso che prima di attaccare il nostro compito volevo farli già adesso. Uno è questo, allora per adesso il compito lo metto via e lo prendiamo dopo. Ecco, questo esercizio che metto qui davanti adesso l'avevamo già visto con Cartesio. Il problema è che avevo dato per casa e per questo non avevo ancora ricevuto una risposta, quindi lo faccio io perché è istruttivo da fare questo, perché nel compito se ci fosse una domanda tipo nei finali, alcuni, cioè non mi ricordo quali, risolvere l'esercizio in due modi, sia cartesiane che polari. Se uno lo fa in uno dei due modi, è chiaramente il valore dell'esercizio è la metà. Allora, questo lo abbiamo già fatto con Cartesio. Per farlo in polari, diciamo, è naturale farlo in polari per via della presenza di questo x quadro più y quadro sotto all'alfa. Io però devo leggere in polari, come si deve, devo leggere la parabola in coordinate polari, perché il dominio è questo. Eccolo qua. Questo è il dominio. È la parabola y uguale, cioè siamo y minore uguale di x al quadrato. Allora si tratterebbe di, poi altra cosa che noi facciamo osservazione, siccome la singolarità è concentrata nell'origine e si chiedeva la convergenza dell'integrale, se io cambio il dominio di integrazione leggermente, escludendo questo pezzo qua, cioè faccio l'intersezione con x al quadrato più y al quadrato minore o uguale di 1. D'accordo? E allora qui è chiaro che questo pezzo oscuro viene cancellato, però ai fini dell'integrazione non è pericoloso, perché la funzione da integrare ha la singolarità concentrata nell'origine e siccome chiedo la, diciamo, convergenza, questo pezzo oscuro qui, in termini di integrazione, è un numero, perché sto integrando una funzione che è continua, perché la discontinuità è nell'origine. Quindi quando si chiede la divergenza o la convergenza dell'integrale e c'è una singolarità, quello che va fatto è circondare la singolarità con quello che vi pare. Diciamo. E la partita si decide in questo caso, su questo cerchietto di raggio un micron. Allora qui però mi serve la lettura polare
polare della parabola. Allora, la lettura polare è questa. R sin teta è uguale ad R al quadrato coseno al quadrato di teta. Allora, un R va via e questo va via. Allora, la lettura è questa. R uguale a sin teta coseno diviso coseno al quadrato di teta. Ecco, questa è la parabola. Però stavamo dicendo noi, io posso restringere ulteriormente il cerchietto lo posso restringere quanto mi pare, questo era 1 in origine, diciamo 1, lo posso restringere quando mi pare, prendendo un centesimo, un millesimo, un trilionesimo, eccetera. Allora, dove, diciamo, nel dominio che mi interessa, a questo punto segniamolo in rosso, perché, ripeto, la convergenza è decisa nell'intorno del punto, lontano non me ne frega niente, qua, qui. Eccolo, è decisa in quel piccolo spicchio lì. Lì dentro posso utilizzare le approssimazioni di seno e coseno. Allora posso dire che localmente la parabola viene descritta da R uguale a teta. Allora, questa è l'equazione locale della parabola, cioè vuol dire in un intorno dell'origine. Ma è lì che mi interessa, perché quello che succede lontano ai fini dell'integrale non incide sulla convergenza o meno. L'equazione R uguale a teta, se io poi, diciamo, non penso a teta vicino a zero, ma lo lascio libero, diciamo, di scorrazzare su tutto R, è chiaro che R uguale a teta è l'equazione di una spirale, fa così. Ecco, in generale, R uguale a teta è l'equazione di una spirale. Allora, questo vuol dire che localmente la parabola e la spirale coincidono, cioè la parabola è, aspettate un attimo, parabola, stavamo dicendo, è l'approssimazione locale della spirale. Allora, fatti queste premesse, quindi io direi questo punto qui di non lasciare considerarlo fine a se stesso, ma tenerlo presente perché abbiamo detto che a gennaio i compiti ci saranno due appelli che ancora qui dobbiamo, non è ancora ben chiaro, diciamo, le date non le ho ancora fissate, mi hanno detto di aspettare, di attendere a sfissare le date. Io ho pensato di partire attorno al 15-20 gennaio, però ho chiesto e mi ha detto, professore, adesso non è il momento di fissare le date, aspettiamo un po'. Bene. Allora, io direi che essendoci vari compiti, al minimo due appelli, forse data la situazione, potrebbero anche essere tre, io direi di tenere presente questo risultato. Eccolo qui. Poi direi anche di più che lo studente potrebbe anche prepararsi l'equazione polare di questa curva y uguale x alla m, con m numero reale positivo. Ecco, questa qui sarebbe bene, se lo studente ce l'ha già pronta il giorno dell'esame, potrebbe servirgli, d'accordo? Quindi, noi abbiamo fatto il caso prima, m uguale a 2. Vediamo quale potrebbe essere l'espressione polare, e qui occorre distinguere, perché ci occorre pensarci un po', non è difficile, però un minimo di riflessione va fatta su questo. Benissimo. Allora adesso possiamo tornare al nostro, adesso che abbiamo chiaro questo, quindi questo è un fatto che d'ora in poi dopo era assodato, perché le prossime lezioni, qui ci stiamo avvicinando alla fine del corso, allora le prossime lezioni, diciamo, io distinguerei completamente tra la parte di teoria che riguarderà solo l'orale, serie di Fourier, integrale di Lebesgue. Queste voglio dire, uno potrebbe anche metterle da parte per il momento, non guardarle neanche in questa fase, le registrazioni, e tenerle per le vacanze di Natale. E questa mi sembra una scelta saggia, perché da quanto sto capendo io, per Natale, non è che ci sia molte possibilità di andare in giro. Quindi per Natale, questo Natale 2020, diciamo, naturalmente, forzatamente, viene consacrato allo studio. Allora io direi, diciamo, le ultime lezioni di teoria, quelle riguardano come
completamente, ma proprio al 100% l'orale, e in questa fase potrebbero anche essere messe da parte. La concentrazione adesso è sullo scritto. Allora adesso guardiamo un po' qui il calendario, cosa dice, e così pianifichiamo già tutto. Il calendario dice che noi possiamo ancora, a dicembre, eccolo qua, il 9 dicembre, ecco il 9 dicembre. Allora abbiamo 9 dicembre, che è esattamente un mercoledì come oggi, e il 16 dicembre altri due compiti risolviamo, che io continuo a estrarre dalla mia lista, compito e compito. Io li estraggo sempre da questa lista che, ripeto, adesso ne ho ancora quattro già pronti da fare. Bene. Mentre le altre lezioni sono completamente dedicate alla teoria, e queste ve le posso tranquillamente mandare registrate, perché vi ripeto, in questo momento è bene lavorare sui compiti. D'accordo. Allora, il 9 e il 16 vengo con altri due compiti, però a differenza di stamattina in cui parteciperò molto alla soluzione, nei prossimi no, due compiti, nel 9 e il 16, lascerei fare a voi. Ok, mi pare che il programma sia ben delineato. Torniamo a noi. Fine. Questo è l'esercizio da compiti. No, non è da compito questo, perché potrei farlo all'orale, potrei farlo come domanda all'orale eventualmente. Lo studente che ha fatto bene, ha preso 30, penserei di dargli la lode, domandina di questo genere. Quindi integrali doppi con parametro, non quest'anno, non ci sono. Allora, niente, leggiamo il dominio impolare. Faccio i conti che vi ho detto prima, R uguale a teta è l'equazione polare locale della parabola. Trasformo tutto in polari, come potete constatare, quindi metto, viene un R alla meno 2 alfa sotto, quindi un R alla 2 alfa lo porto sopra, poi c'è il dx di y che viene rimpiazzato, come sappiamo ormai da mesi, da R di R di teta, e l'integrale diventa questo. Eccolo qui. È l'integrale tra 0 e pi greco quarti della funzione letta in polari. R alla meno 2 alfa più 2, perché al meno 1 si aggiunge l'R proveniente dallo Jacobiano, dal cambiamento di variabile, dalla griglia. Benissimo. Conti che si fanno direttamente. Uguale. Qui ho messo un uguale, mettiamo circa. Perché metto un circa qui? Perché quando vado a fare questa integrale qui c'è anche un coefficiente, perché se io integro R alla 10, viene 1 fratto 11 per R alla 11, ma il coefficiente non disturba la convergenza. Quindi faccio l'integrale di R alla meno 2 alfa più 1 e meno 2 alfa più 2, d'accordo? Eccolo qui. Integro, aumento di 1 da 1, cioè meno 2 alfa più 1, integrando diventa meno 2 alfa più 2. Calcolo sugli estremi, 1 e teta. Il contributo in 1 è 1, infatti questo, eccolo qui, 1. E poi c'è il contributo sull'estremo, perché no, questo va detto. Qui però posso fare un bel ingrandimento. Qui mi conviene fare un ingrandimento per spiegare bene, perché io do tutto per scontato, ma mi rendo conto che quando lo studente questi esercizi li maneggia la prima volta è un po' meno veloce. Allora, facciamo un bel ingrandimento, uno zoom che sia questo. Eccolo qui. Allora, noi dobbiamo adesso applicare Fubini nelle nuove variabili R, virgola, teta. Allora, fisso teta, e teta infatti l'ho fissato ad esempio tra 0 e pi greco quarti, ma se anche lo fissavo tra 0 e pi greco centesimi va sempre bene, l'importante è lavorare in un intorno della singolarità. La R dove varia? Varia tra il ramo di parabola, che adesso però è diventato un ramo di spirale, l'abbiamo capito il perché, e il ramo di circonferenza. E abbiamo preso 1, ma ripeto, se anche invece di 1 è un millesimo va bene lo stesso. Ecco allora il range. Eccolo qui. Questo è il range di R e spiega questo punto qui. Perché io questa integrale qui, in termini di R, sto prendendo un'integrale che va da teta a 1. Perché, ripeto, questo è R uguale a teta, il pezzo di parabola, cioè il pezzo di spirale, R uguale a teta.
Allora, ecco spiegato qual è il range di R. Lo si vede banalmente con dei disegni fatti con un po' di cura. Bene, fatte queste osservazioni, gli integrali da calcolare diventano integrali di funzioni tipo teta alla m. Vabbè, faccio i conti. La convergenza, poi arrivo ad un integrale di Riemann generalizzato e noi dobbiamo ricordarci già da un anno fa, lo ricordo, ma è chiaro che lo sapete benissimo anche voi, che quando ho un integrale tra 0 e 1 di x alla alfa, abbiamo detto di x, la convergenza di questa ce l'ho se e soltanto se m è strettamente maggiore di meno 1. Quindi direi che questo esercizio qui, quello che c'è da notare è una certa attenzione, eccola qui, nel disegnare con cura il dominio in modo da mettere il range della teta e della R come si deve. Bene, questo era, quindi ripeto, con l'alfa potrebbe essere, dopo che lo studente ha fatto tutto, e ha preso un... diciamo non solo 30-30 lode, supponiamo che abbia fatto abbastanza bene e a 27, però mi pare che lo studente meriti un po' di più, potrei chiedergli questo, un esercizio un po' extra. Bene, questo lo consegniamo agli archivi. Per casa ce n'era un altro e qui però non avevo ancora avuto risposte, allora io ne faccio una parte, ma il problema rimane open. Allora, scriviamo bene in grande, questo mi interessa. Perché questo è un classico della fisica. Tutto quello che è legato alle gaussiane è un classico della fisica. E vediamo un po' cosa c'è sotto qua. Io voglio capire l'andamento asintotico di questo integrale, l'integrale tra x e più infinito di e alla meno t al quadrato di t. Vediamo in termini geometrici, cosa vuol dire? È chiaro cosa vuol dire. Io adesso mi disegno la gaussiana. Eccola qui. Fisso un x, questo. Allora, questo numero è semplicemente l'area del sottografico della gaussiana tra x e più infinito. È chiaro che ha un decadimento velocissimo. Il problema è: quanto è veloce? Perché in ogni caso, come faccio a decidere che il decadimento è velocissimo? Beh, c'è un modo molto semplice per fare una prima stima rudimentale ed è questa, che alla meno t al quadrato va a un decadimento più veloce di e alla meno t. È chiaro? Bene, allora f di x, io so subito che è minore o uguale dell'integrale tra x e infinito di e alla meno t di t. Ebbene, ma questo allora lo integriamo, e alla meno t ha come primitiva e alla meno x, e allora è chiaro che questo qui, questo integrale, ha un decadimento più veloce di e alla meno x. Ma questa è una stima rudimentale, io voglio la stima precisa, d'accordo? Allora, l'idea è la seguente. Qui non ho ricevuto finora nessuna risposta. L'idea è questa, di usare dell'Hôpital. Voi direte, cosa serve dell'Hôpital in questa occasione? Lo vediamo subito. Lo vediamo subito perché dell'Hôpital è la carta vincente per un primo approccio. Perché io prendo l'integrale, è chiaro che occorre avere l'idea giusta, non è che sia così scontata, altrimenti non ve l'avrei dato. Io prendo l'integrale, quindi che ho da stimare, e lo divido per 1 fratto x per e alla meno x al quadrato. Questo qui. Bene. Ora questa è una forma 0 fratto 0. Beh, certo, l'integrale, per forza l'integrale va a 0, ma a 0 perché abbiamo già visto che ho finito prima il decadimento rudimentale, va a 0. Benissimo. Però, se io applico dell'Hôpital, posso dire che questo limite è il limite del quoziente. Eccolo qui. Il limite di partenza è il limite del quoziente. Ma quando io faccio, quindi facciamo così, il lim dell'Hôpital, torniamo indietro di un anno, di x tendente più infinito, dice che è uguale al limite delle derivate.
Bene, ma se io derivo un integrale e diciamo con parametri con estremo variabile, la derivata è la funzione sotto il segno di integrale e quindi e alla meno e squadro col meno davanti. Perché, come sapete, l'integrale tra x e infinito io lo posso leggere come l'integrale tra più infinito e x in modo da far apparire l'estremo x in alto. È chiaro allora che questo meno che c'è davanti, eccolo qui, questo meno che c'è qui davanti proviene da questo. Poi quando fate la derivata del denominatore, quindi qui mettiamo lim, derivata del denominatore, avete la derivata di 1 fatto x, che è un meno 1 fratto x al quadrato, per l'exp, che lo lasciamo stare, e poi c'è, attenzione adesso, più 1 fratto x per e alla meno x al quadrato per meno 2x. Gli x al quadrato, gli esponenziali fuori dai piedi, vanno via, d'accordo? Questo x si semplifica con questo, risultato un mezzo. Ecco allora che abbiamo l'andamento asintotico. F di x diviso 1 fratto e alla meno x al quadrato, tilde, col tilde che è il significato che abbiamo visto un anno e mezzo fa, è equivalente a un mezzo. Quindi porto il denominatore dalla destra e ho finalmente il risultato finale, che però non è... Beh, intanto prima... Allora, il risultato finale è questo. No, il risultato finale per ora è 1 fratto 2x. Questo mi dice esattamente come, con quale rapidità l'integrale di Gauss va a zero. Bene. Ok. Questo è preciso, però come andamento principale. Allora uno potrebbe dire, va bene, questo è l'andamento principale. Proviamo a fare un test, questo è quando x tende a più infinito. Se io prendo x uguale 1,5, che sarebbe come dire x uguale 3 mezzi, quanto siamo lontano davvero? Allora, il calcolo dice che questo lo posso fare usando un programma tipo... Usando il calcolatore del Wolfram, mi dice che f di 1,5, metto solo le prime tre decimali, è 0,30. Mentre l'approssimazione che sta a secondo membro, uno se la fa lui a mano, prende 2 per 1, per non un quinto, f di 1,5, f di 1,5, 2 per 1,5 fa 3, e quindi avrebbe che f di 1,5 è uguale a un terzo per e alla meno 1,5 per 1,5 fa 2,25, eccolo qui. Ed è uguale, questo l'ho già fatto io, 0,035. Di quanto stiamo sbagliando? 0,030. Allora, uno dei due risultati, quello vero, è 0,030. Allora, questo è vero e quello sotto è approssimato. Quindi stiamo sbagliando di 5 su 30 circa, un errore del 15%. Questo non ci deve sorprendere perché il tilde che ho trovato qui in alto è relativo ad x che va a più infinito. Ma la mia domanda è la seguente, e quindi il problema rimane ancora aperto, io l'ho solo impostato. Sviluppo in serie. Questo è l'andamento principale. Ma oltre all'andamento principale ci sarà l'andamento sottoprincipale, il sottoprincipale del sottoprincipale e così via. Quindi vorrei rappresentarlo questo con una serie, cioè scrivere f di x. Se io scrivo f di x rappresentato come una serie di fnx, allora dopo io proverei a calcolare f di 1,5 e scopriamo che troviamo il valore esatto. Quindi il problema è, alla fine di tutto, rappresentare questo integrale. Eccolo qui. Come si scrive? Perché stiamo facendo così? Chiaro, perché una primitiva di e alla meno t quadro, ormai è da un anno che lo stiamo dicendo, non esiste nella classe delle funzioni elementari. Però se noi usiamo le serie, riusciamo ugualmente a scriverlo, questo integrale.
Allora, il risultato che trovate, se ci riuscite, deve essere tale che dopo aver fatto lo sviluppo in serie, il primo contributo, il primo addendo della serie è esattamente questo. Quindi, dopo aver fatto i conti, uno va a fare un check e trova che il primo pezzo della serie è esattamente questo. Bene. Allora, questo lo lasciamo aperto fino al momento dell'orale, fino a che lo studente non ha l'esame verbalizzato, può provare a farlo. Questo si trova comunque andando a cercare, si trova in rete questo, questo basta cercare, mettere le parole giuste, andare a cercare e l'ho visto anche per esempio tempo fa in un forum tra studenti che discutevano, mi sembrano studenti inglesi, un forum di un'università inglese che stavano discutendo un problema del genere e uno dopo è riuscito a stanare la soluzione, quindi si trova anche sulle chat dei forum tra studenti oppure tra semplici appassionati. Bene, adesso c'è, prima di partire col compito, un problemino che darei a voi, che è questo, che è il problemino che sta in fondo alla pagina qui di Gauss. Esercizio. L'elemento d'aria è che questo è un risultato che non è fine a se stesso, ma ce lo teniamo perché se riusciamo poi già in mattinata avrei un esercizietto in cui ci serve questo. L'elemento d'area di sigma relativo alla griglia polare ellittica. Qual è la griglia polare ellittica? E quando io faccio un cambiamento, se io faccio un cambiamento di questo genere qui, dove A e B evidentemente rappresentano semiassi di ellisse, se io faccio questo cambiamento di variabile, x uguale a per r cos φ o cos θ, y uguale a b per r sin φ, e vado a disegnare quindi la griglia, questo sia un cambiamento di coordinate polare ellittico. Bene, allora la griglia che viene fuori, chiaro, se A è b uguale a 1, è la griglia che conosciamo polare, altrimenti, eccola qua. Allora, domandina da rispondere in tempo reale. Questa. Qual è l'elemento d'area di questa griglia ellittico trattino polare? Noi sappiamo che se A uguale a B uguale a 1, il d sigma, lo abbiamo visto, è r di teta. Vediamo qui cosa compare nei messaggini. Allora, dei saluti da parte di Gaia, Leonardo, Pietro, Valentina, beh, ci siamo già salutati, ma adesso diciamo che i saluti ce li siamo fatti, io vorrei dei conti, quindi vorrei che il prossimo messaggino mi dicesse qual è il risultato, cioè quando A e B rimpiazzano 1, come si modifica, quindi domanda, e qui dovremo completare, qui ho messo d sigma uguale, aspettate un attimo che questa. Un attimo, vediamo. Ecco qua. Allora, la domanda è: cosa diventa il d sigma? Aspetto un messaggino. Quindi, la domanda è: cos'è il d sigma nel caso della griglia polare trattino ellittica? Sentiamo la risposta. E poi questa la scriviamo ben in grande perché ci servirà molto probabilmente nei prossimi, in un compito. Qui nel compito di oggi forse mi pare di no. Ma questa va messa, diciamo, incisa nella vostra ROM, non la dovete più dimenticare. Perché è un caso classico, e poi c'è un esercizio che ve lo do tra poco, di calcolare il flusso attraverso la sezione di un cilindro a base ellittica, diciamo. Quindi è un classico della fisica anche questo. Io ho un tubo a sezione ellittica, calcolare un tubo, un cilindro a sezione ellittica, calcolare il flusso. E allora qui mi serve l'espressione del d sigma. Sentiamo un po'. Che risposta viene fuori? Una nota a chi? Qui ho visto. No, niente, ancora nessuna domanda. Quindi, aspettiamo 2 minuti, però la domanda di risposta me la dovete trovare.
Quindi scriviamo che poi rimane questo registrato, è relativo al cambiamento di variabile x uguale ad a per r, cos teto, cos fi non cambia niente, y uguale a b per r sin teta. Bene. Beh, però non la teniamo fino alle 11. Valentina Genesini mi chiede l'elemento di area in polare. No, l'elemento di area è l'elemento di area di questa griglia qua. Prendiamolo così. Questo è il mio di sigma. Vediamo un po'. No, 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 la griglia non è fatta di circonferenze. No, la griglia è fatta di ellissi, è ovvio. Perché le linee R, attenzione, le linee R e le linee teta relative a questo, diciamo, cambiamento di variabile sono ellissi e, attenzione, poi sono delle rette passanti per l'origine. Quindi questa è la griglia. Le linee R e le linee teta sono queste del foglio qua, queste. Ecco qui. Quindi la griglia è fatta di ellissi che intersecano rette passanti per l'origine. Bene, attendo sempre la risposta. La risposta, fu comunque a questo problema già trovata da Archimede 2300 anni fa. E allora noi non possiamo essere meno di Archimede, cioè no, momento, non a parità di periodo. Abbiamo un vantaggio su Archimede di 2300 anni. Sollazzo, perfetto, perfetto Sollazzo. Sollazzo, quante, aspettiamo che controlliamo le note, perché è qui il registro delle note. Adesso diciamo il risultato di Sollazzo, lo commentiamo e vediamo come ci si arriva. Ci si arriva in due modi, o con l'aiuto del disegno o facendo dei conti da analista. Allora, Sollazzo, andiamo a inquadrarlo qui, dov'è Sollazzo? Sollazzo a me risulta 1 plus 1, per ora Sollazzo è a quota 2. Allora, semplicissimo. In generale il d sigma è lo jacobiano del cambiamento di variabile dr di teta. Bene, allora se uno va a calcolare, quindi senza diciamo fare, senza diciamo aiutarsi col disegno, lo può fare col disegno, ma se uno dice no, io lo voglio fare con i conti, dovrà fare lo jacobiano, quindi di x su di r, di x le derivate parziali, di y su di r e di y su di teta. Conclusione, allora il risultato che mettiamo all'albo perché ci serve è uguale ad A per B R dr di teta. Ecco, questo è l'elemento d'area della griglia polare trattino ellittica. E Archimede questo conto lo sapeva già fare e gli è servito per calcolare l'integrale complessivo dell'ellisse, perché voi sapete che l'integrale complessivo dell'ellisse è A per B per pi greco, in maniera tale che quando A uguale a B, che quando A uguale a B uguale ad R, il risultato è l'area del cerchio. Allora è un fatto rimarchevole comunque, perché l'ellisse va trattata, uno dice, beh, cambia poco da circonferenza. No, non è vero che da circonferenza ellisse cambia poco. L'ellisse è molto più difficile della circonferenza a trattare. E quindi Archimede, che ha fatto questo conto 2300 anni fa, significa che era forte, era molto smart Archimede. Quindi questo lo diamo per conseguito d'ora in poi. Quindi questo risultato, d'ora in poi, uno nel compito lo utilizza e basta, senza ulteriori commenti. A questo punto direi che possiamo scendere in campo con il compito. Vediamo un po' qua. Possiamo scendere in campo col compito.
lo commentiamo. Allora, direi di fare cosa? Io di questo compito ho già scritto tutte le soluzioni con un dettaglio mai visto. Mai visto. Cioè, conti fatti proprio spiegati per bene, ma sono nascosti dietro le pagine. Dietro la prima pagina. Allora, vediamo di partire dall'esercizio numero 1. Allora, partiamo dall'esercizio numero 1. Questo limite. O sul numero 3, vedete, il numero 3, dopo lo faremo anche noi, cosa significa questo commento? Tempo richiesto per la soluzione è il tempo di Planck. Lo vedremo tra un attimo perché si può risolvere un tempo di Planck. Allora, io direi di cominciare col numero 1. Siamo davanti, siamo a gennaio e io sono lo studente qua e mi trovo questo esercizio. Limite di x al quadrato sopra y alla quarta e sotto c'è x alla quarta più x quadro y quadro più y alla sesta. Allora, prima di mostrare la soluzione, io lascerei, vediamo un po' perché vorrei entro comunque. Entro le 11 vorrei averlo finito tutto il compito, quindi posso lasciare su questo 5 minuti. Ecco qua. Bene. Dopodiché mostro la soluzione, quindi fatemi vedere, adesso sono le 9:56, quindi alle 10:01 dovreste averlo risolto. Bene. Oh, io faccio solo un commento. Il denominatore è positivo e quindi è chiaro che è concentrata l'origine, qui è positivo, e quindi per come è fatta una somma di quadrati, quindi c'è poco da fare, la singolarità è concentrata in un punto. Bene, provate a farlo. Abbiamo detto che questi esercizi vanno, il modellino ormai chiaro, si deve cercare un cambiamento di variabile in modo da non distinguerle l'una dall'altra, in modo che abbiano lo stesso peso in termini di comportamento in un intorno dell'origine, così com'è non hanno lo stesso peso. E allora, qual è il micropassaggino? Sentiamo un po'. Gaia, la soluzione la mando per mail, la posso mandare per mail, ma la metto qui davanti, è talmente scritta bene che adesso, sì, la posso anche mandare per mail ovviamente, però adesso vediamo di risolverlo e poi la metto qui davanti, ma se volete ve le mando anche via mail. Sono scritte molto bene, vi devo dire, le ho scritte con cura perché volevo che lo studente seguisse, quindi non ho bypassato nessun passaggio. Allora, sentiamo come si fa a rendere isotropo quel denominatore lì. Vediamo un po'.
Allora, vediamo un po' se siete riusciti a combinare qualcosa. Questo è il limite numero uno del compito, sarà proprio così, di questo standard. Allora, questa è la soluzione scritta dallo studente modello. Poche chiacchiere, perché questo è un compito di matematica, non un compito che, diciamo, di lettere o di giurisprudenza, quindi niente chiacchiere inutili. Eccolo qui. Questa è la soluzione. La commentiamo. Io osservo preliminarmente questo semplice fatto qui. Ho cercato di scrivere in calligrafia bella grande e usando anche un bel tratto di penna. Comunque Gaia mi chiedeva se le mando via mail. Se vi interessano le posso, certo, mica un problema, mandare via mail. Se invece mi dite no, prof, è sufficiente che lei le lascia lì esposte per parecchi minuti, oppure dice no, io le vorrei invece tutte concentrate dopo me le stampo. Valentina dice sì, e allora c'è già Valentina, c'è già Gaia, e di fronte a queste richieste, Gaia, tu le vedi bene o le vedi male? Perché ho cercato di scrivere abbastanza in grande, è inutile, io sto vedendo in maniera meravigliosa, sto vedendo in maniera proprio strepitosa, però ha ragione Gaia. Non è la stessa, probabilmente per voi, se ve le mando fotografate, viene meglio. Quindi, vabbè, chiusa la partita, queste due signore mi hanno chiesto di mandargliele e io ubbidisco. Torniamo a noi. Ecco, faccio subito, lo semplifico l'esercizio, lo semplifico in questo modo. Guardate un po' il trucco per semplificarlo. Perché noi abbiamo una filosofia che ci accompagna da sempre, fin dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Quando il fisico intravede un percorso più veloce, lo utilizza subito. Allora io noto che 0 è minore o uguale di f di xy, è minore o uguale, il numeratore non lo tocco, ma dal denominatore tolgo x al quadrato di v per y al quadrato. Quindi è chiaro che questa è minore o uguale, perché se, diciamo, è chiaro, tolgo questo, qui sto dividendo per qualcosa di più grande, e allora va bene. Ma adesso il compito di rendere isotropo il denominatore diventa facile. Chiaro? Quindi questo passaggio preliminare, puramente aritmetico, questa è aritmetica, mi serve per facilitare il cambiamento di variabile successivo. X alla quarta uguale ad y alla sesta, poi x alla quarta, al secondo, metto un modulo di 1 alla terza perché x al quadrato per sua natura è positiva, e leggo la funzione nelle nuove variabili. Quindi la chiamo sempre f. Voi dovete fare quello che sto facendo io. La f di adesso non è quella di prima, ma continuate a chiamarla f, ovviamente, come si fa anche sui libri. Nelle nuove variabili la stima diventa 0, minore o uguale di f di uy, e poi conservato, a volte di solito torno alla x, ma è lo stesso, sono dettagli insignificanti. Quindi qui viene u alla terza, y alla quarta, e sotto c'è potenza sesta più potenza sesta. Ma ormai lo sappiamo benissimo che quando andiamo a fare la lettura polare, in termini di potenza di R abbiamo un 4 più 3 meno un 6, quindi un R. Il denominatore, questo non so quante volte ormai l'abbiamo detto, ricordiamolo per l'ultima volta, poi nei prossimi compiti bastano. Non lo diciamo più, il denominatore ce lo siamo detti un numero di grandi volte, diventa un coseno alla sesta più il sin alla sesta di teta. Questo è il denominatore. È pericoloso questo? Non se ne parla neanche che sia pericoloso, perché questo sappiamo benissimo essere strettamente positivo e allora per Weierstrass sappiamo. Fine, basta. Esercizio adesso è finito, quindi lo studente deve fare i conti e circa. No, non circa, la strada è quella, qui c'è un solo modo per farlo. Eccolo qui. Quindi 0 minore o uguale di f, r si è salvato perché sopra c'era un 7 meno 6 fa 1, la k di teta è la funzione che coinvolge il teta, che sappiamo, abbiamo detto un secondo fa, che è tranquilla, quindi minore o uguale di un numero maiuscolo m, compressione, fine. Il limite è zero. Questo è il risultato risolto del problema.
risolto alla perfezione. C'è poco da fare, vanno fatti così. Bene, passiamo al numero 2. Il numero 2, anche qui, diciamo, la natura di questi compiti sembrano fatti, non dico in fotocopia, altrimenti non è che posso riciclare lo stesso compito, però la natura dei 6 compiti che avevo preparato è questa. Nel senso che l'esercizio numero 2 viene, diciamo, abbordato con Taylor. Allora scriviamo anche questo, facciamo un ingrandimento di questo esercizio. Scriviamolo bene. Eccolo qua. Andiamo a scriverlo bene. È x al numeratore, x per y meno sin x, e lo dividiamo tutto per sin x meno sin y. Allora, anche questo. Qualche minuto, vediamo se riuscite a farlo completamente da soli questo. Io direi che posso subito il primo passaggino che posso fare io, ma che è scontato, è questo, di lavorare immediatamente il denominatore. Allora facciamo un conticino che conosciamo a memoria, sin x meno sin y. Questo qui ce lo dobbiamo scrivere, teorema di Lagrange o del valore medio, x meno y per il coseno di xi. Ma noi sappiamo che siccome x e y sono vicini a 0, xi è vicino a 0 e questo è 1. Allora vuol dire che essendoci possiamo usare il tilde va usato in maniera perfetta, sin x meno seno di y è equivalente ad x meno y. Questo è l'uso perfetto del tilde, quindi una funzione la sostituisco con un'altra quando il loro quoziente tende ad 1. Perfetto. Allora il limite di partenza si è semplificato, e qui però adesso lo fate voi, è y meno seno di x diviso, se volete, ma no, niente, x meno y. Quindi la f di partenza, i passaggi sono perfetti, voilà. And now, cioè ora, adesso come ce lo lavoriamo questo? Vediamo un po'. Intanto sentiamo cosa mi dite. Aspetto la risposta, eh. Aspetto la risposta. Dopo che ho qualche risposta, lo risolviamo e vi faccio vedere come è risolto. Vi metto davanti alla telecamera, alla webcam, la soluzione scritta sempre in maniera perfetta. Allora, sentiamo un po' di conclusioni. Gaia dice, certo, giusto, è chiaro, occorre sviluppare il seno di x con Taylor. Vabbè, l'inizio è buono. La conclusione quindi qual è? Certo, va sostituito Posso il seno. aprire il microfono, prof? Faccio prima che Sì, va parlare, che scrivere, scusi. bene. No, no, certo, giusto, certo, apri il microfono. Non so se è giusto, però avendo poi dopo al numeratore xy meno x al quadrato, perché il seno lo svilupperei come x, seno di x lo svilupperei come x, e Sì. sotto x meno y posso provare a fare due tipologie di restrizioni, ovvero f di x0 e f di 0y. E secondo, l'ho fatto a mente perché non l'ho scritto al momento, però i risultati dovrebbero essere differenti. Allora, senti, quello che dice secondo, ti faccio vedere, secondo me quello che dice non va neanche male. Allora va tradotto in linguaggio scritto. Direi che l'idea è buona, l'idea è buona.
Allora, mettiamo qui davanti adesso la soluzione eseguita. Anche questo, se lo studente in gennaio mi presenta del materiale così, come quello che sto esibendo io, ma quello è un candidato alla lode che non gliela toglie nessuno, perché guardate, sono risolti non perché li ho fatti io, ma come li dovete fare voi, in una maniera perfetta. Allora, commentiamo. Seno di x meno seno di y, ce l'avevamo già tolto dai piedi sostituendo con x meno y. Poi facciamo lo sviluppo del seno di x. Allora, lo sviluppo del seno di x, scriviamolo bene. Y meno seno di x è uguale ad y meno di x. Poi state attenti, c'è più x alla terza sesti meno x alla quinta 120 e più il resto. Va bene? Allora io direi a questo punto di scriverlo così: y meno x, abituiamoci ad essere, dobbiamo essere svelti e precisi. Più x alla terza sesti, che lo andiamo a raccogliere, e poi c'è un 1 meno x al quadrato, qui ho raccolto il 6, quindi 20, e più puntini, puntini. Questo che sta in rotonda è una funzione equivalente ad 1. Certo che equivalente ad 1, perché p di 0 uguale a 1, quindi il suo andamento asintotico è 1. Allora vedete cos'è diventato il limite adesso? La funzione, il numeratore, è diventato molto maneggevole perché è y meno x più x alla terza sesti per p di x. Questo è il numeratore che va diviso per x meno y. Ecco come diventa. Quindi la funzione di partenza, la f, è stata sostituita da questa. E questa però adesso è una manna perché y meno x diviso x meno y. D'accordo? Ah, poi c'era, dimenticavo, c'era l'x davanti, eccolo qui, lo rimetto subito, c'era un x davanti, eccolo qui, è questo x che c'era qui, e negli appunti qui c'è, perfetto. Fate le semplificazioni del caso, e cos'è diventato il limite adesso? Che la funzione è semplicemente questa. Questa adesso è super maneggevole perché è più un sesto, x alla quarta per x meno y. Qui ci sarebbe un p di x, ma questo siccome ha contributo 1 lo posso togliere fuori dai piedi, non mi interessa. Allora la funzione da studiare è questa. Quindi ripetiamo, siamo arrivati dal testo della funzione iniziale a quest'ultimo qua usando il tilde. Taylor, tilde significa Taylor spesso, in questo caso tilde equivalente a Taylor. Bene, quando x va a 0, meno x va a 0, e questo non incide, lo 0 non incide sull'esistenza del limite o no. Il limite non esiste perché basta prendere, questo qui non è talmente evidente, x meno y uguale x alla quarta, e quindi fine dell'esercizio, il risultato finale non esiste. Eccolo qua. Io vorrei vedere il 20 di gennaio, quando sarà. Vorrei vedere dei compiti risolti in questo modo. Così mi piace vederli risolti. In maniera chiara, semplice. Qui ho usato in una sola parola, restrizione. Basta. Bene. E anche questo è risolto. Adesso passiamo al numero 3. Scusi, Comunque, però anche posso chiederle una cosa? se. Yes. Quando prima ho detto il modo in cui l'avrei risolto io, che comunque, beh, non so se era giusto o no, però mi veniva lo stesso che non esisteva il limite. Sì, Ci sono più modi per risolverlo oppure... diciamo, quello che ti ho fatto io è il più semplice che esiste, ma non l'unico. Mica Ok. l'unico. Questo che ti faccio vedere io in tutti gli esercizi, noi dobbiamo andare, voi sarete dei fisici, da A a B, e se io devo andare da A a B, in tutti gli esercizi, io seguo il segmento. Se però tu mi fai questa deviazione, niente, non cambia niente, va bene? Quindi non è unico, non è unico. Io espongo il modo più semplice e veloce. Va Esercizio bene, grazie numero mille. 3. Questo qui, l'esercizio numero 3, adesso io proporrei di fare così. Tempo richiesto per la soluzione, tempo di Planck. Perché?
Perché lo studente lo vede e dice, vabbè, te lo risolvo. Bene, intanto risolvetelo, secondo me, con l'Hessiana, trovate i punti critici. Io credo che anche risolvendolo nel modo standard, più di 3-4 minuti non servono. Quindi provate a farlo nel modo standard e io entro 3 minuti, diciamo 4, nei messaggini mi aspetto che appaia Minimo, massimo o Selva. Uno dei tre deve apparire. Vediamo un po' quando ci mettete. Sono le 10 e 16, massimo, massimo a 10 e 20. Voglio vedere un messaggino con la risposta giusta. Finetti dice Sella, bravo Finetti, molto bene Finetti, quanto ci hai messo? Hai consegnato con 1 minuto d'anticipo, bene, la risposta di Finetti è giusta, è Sella, mettiamo una nota a Finetti che ha concluso per prima. Finetti dove sta qua? Bacigliieri, Macchioni, Ghidotti, Ghedini, Finetti. Finetti è one, dunque Finetti ne aveva uno, è a quota 2, bene. Allora va così. Finetti si trovava stamattina, facciamo finta di essere a metà gennaio. Finetti ha l'esercizio numero 3, fa i suoi conticini da bravo studente, calcola la Fx, la Fy, le derivate miste, costruisce l'Hessiana, va a trovare gli autovalori, conto standard, di tutti gli esercizi, il numero 3 sarà il più facile. Potrebbe esserci o punti critici, dunque se mi ricordo negli altri che ho preparato c'era anche un caso in cui avevo messo la Lagrangiana, però prevalentemente sono i punti critici. Allora dicevo, Finetti ha fatto i conti e vabbè, i conti sono semplici e di tutti gli esercizi il 3 è il più facile. Però se Finetti o qualcun altro mi sceglieva la strada, allora vuol dire che per andare da A a B, Finetti ha fatto questa strada, questa, leggermente curva. La geodetica non è una geodetica, la geodetica è questa. Vediamo come si fa. Quindi, se Finetti lo faceva bene, aveva il punteggio che meritava. Se però, oltre al metodo standard, lo faceva
nel metodo, diciamo, veloce, velocissimo, punto di premio. O anche se mi dicevano, io te lo faccio subito con questo metodo smart, non è che si applica sempre, in questo caso particolare si applica. Allora, finiti, gli davamo un punto in più. Eccolo qui. Niente conti. Nessun conto. Semplicemente io fattorizzo, osservo che la funzione, e quindi qui sto usando aritmetica o algebra, uso questa fattorizzazione qua. Io non sento neanche, io non voglio neanche parlare di hessiana, poi non ne parlo. Eccolo qui. Vediamo se va bene. 2x al quadrato meno 4, perfetta. Fattorizzazione giustissima. Bene. Ok, finora è un passaggio di mera natura aritmetica. E vabbè. Poi abbiamo fatto un cambiamento di variabile, quindi conti finora nulli. Questo è solo un cambiamento di nome. Cambiamento di nome. V è uguale ad x meno 2y. Cioè questi due fattori, in parole povere, uno lo chiamo u e uno lo chiamo v. E faccio un'osservazione che è questa. Qui non c'è scritto, ma la dico io adesso a voce, che io quando su una funzione introduco dei cambiamenti lineari, tipo potrebbe essere ad esempio una rotazione, la natura del massimo e del minimo non cambia. Voi avete il Monte Bianco, lo vedete, diciamo, in un certo riferimento. Fate un cambiamento di coordinate lineare, il minimo rimane minimo. D'accordo? E il massimo rimane massimo, cioè la vetta del Monte Bianco è sempre quella, indipendentemente dal tipo di coordinate che ci mettete. Quindi se mettete dei cambiamenti di coordinate lineare, massimi e minimi non vengono toccati. Allora, la funzione è diventata uv. Faccio un ulteriore cambiamento di variabile, ponendo u uguale a w meno z e v uguale a w più z, e la riduco a v quadrato meno z quadrato, che è il prototipo della sella. Cioè la sella, credo il primo giorno di lezione, proprio il primo giorno, la prima lezione che ho mandato registrata, quando abbiamo detto gli oggetti da studiare, lo studente di analisi 2 comincia a familiarizzare con coni, sfere, piani, paraboloidi, iperboloidi. Questo oggetto qui l'abbiamo inquadrato fin dal primo giorno di lezione e ci siamo pure fatti un disegno, è fatto benissimo sull'Adams. Il disegno l'ho ricopiato per cercare di farlo abbastanza bene, ricopiato dall'Adams. Questa è la sella. Bene, allora io qui non ho fatto nessun conto, ho fatto solo aritmetica da scuola media, questa è scuola media, terza media, terza media. Ho fattorizzato due cambiamenti di variabile lineare e ripeto, i cambiamenti di variabile lineare non incidono, e qui allora apro, già che ci siamo, una piccola parentesi, apro una piccola parentesi. I cambiamenti di variabile lineare non incidono e quindi se è sella alla fine era sella all'inizio. Chiaro che i cambiamenti di variabili sono lineari perché, occhio, torniamo ad analisi 1. Se io prendo f di x uguale ad x, questa non ha minimi, certo, è la retta, ma se io faccio il cambiamento x uguale a t al quadrato e poi leggo la funzione in t, diventa questa. E allora qui non va bene. Però se il cambiamento è lineare, se prendo x uguale a 7t, la funzione è sempre la stessa. Va bene. Quindi questo era il modo per guadagnare un bonus supplementare. Nel compito di questi bonus supplementari, diciamo, qualcuno c'è, sono disseminati qua e là. Quindi se lo studente li vede, prende un punteggio stratosferico. Procediamo. Finetti, chiaro il mio metodo? No, sentiamo Finetti che è stato il primo che ha fatto i conti in modo classico. Intervistiamo Finetti per sapere se, per sentire se. Sì, chiarissimo. Benissimo, Grazie. benissimo. Bene. Allora, qui ho fatto, vediamo un po', un attimo una cancellazione qui sull'esercizio numero. Bene, Finetti. Ah, ecco, qui avevo fatto col cancellino, poi adesso lo rimettiamo, ci vuole un 3. Ecco che c'è adesso. Bene, allora adesso facciamo, questo direi faccio io, questo faccio io, adesso metto il foglio in cui è risolto l'esercizio. Vi ho disegnato il cammino, quindi c'è, ho messo i numerini, anche questo direi che un ingrandimento non ci fa male. Aspettate che prendo un altro foglio a quadri che faccio meglio per i segni.
Facciamo il dominio bene in grande, che così poi dopo lavoriamo bene perché si vede in modo chiaro, così. Deve essere bello. Facciamo uno zoom del dominio. Allora, partiamo. Il punto di partenza è il punto 2-1, quindi con i quadretti faccio anche abbastanza bene in scala. Benissimo. E arrivo qui. Poi ci aggiungiamo, allora, questo è la quota 1, l'ordinata 1, questa è l'ascissa 2. Poi qui abbiamo preso una circonferenza di raggio 2, quindi vado, diciamo in scala, meno 1 qui, e qui sotto vado in meno 3. Quindi facciamolo bene. Eccola qui. Semicirconferenza di raggio 2. Poi risaliamo lungo l'asse Y e ci fermiamo qui. Partenza A, arrivo B. Allora si chiede questo. Andiamo a vedere come l'abbiamo risolto. Anche questo molto velocemente e come dovete fare voi. Tenuto conto che di questi compiti ne risolveremo altri due in aula così, io non riesco a immaginare che il finale non vada bene. È un'ipotesi che impossibile, impossibile. Bene, eccolo qui. Bene. Il campo me lo sono scritto per bene. 3x al quadrato y più 2y, virgola, x cubo più 5x. Allora, un trucco che ormai abbiamo già fatto tempo fa è quello di vedere se riusciamo a dividerlo in due pezzi che ci semplificano i conti. Perché una possibilità è questa, di dedicare molto più tempo e fare i conti direttamente, parametrizzando tutte le curve. Ci vuole un po' di tempo qui, fattibilissimo ovviamente. Ma non è quello che abbiamo in mente noi. Noi abbiamo in mente di farlo in un decimo del tempo rispetto alla tecnica usuale. Allora, l'idea è di dividere il campo in due pezzi, come il gradiente, quindi il campo di partenza, qui ce lo siamo divisi in due pezzi. E poi controlliamo che funzioni però sempre. Grad di x al cubo y è il primo pezzo, più il secondo pezzo 2y,5x. Vabbè, sul 2y,5x non c'è dubbio. Il grad, la derivata rispetto a x, è un 3x al quadrato y e ci siamo. Poi c'è la derivata rispetto. Perfetto, eccolo qui. Questo vuol dire che il risultato finale è una differenza di potenziale, φ di b meno φ di a, e poi c'è l'integrale. Però c'è un'integrale, ma attenzione, su un oggetto, su un campo che è molto più semplice di quello di partenza. Benissimo. Allora qui metto i risultati. Φ di B meno Φ di A e poi ho i due integrali. Perché ho portato il 2 e il 5, essendo l'integrale lineare, l'abbiamo portato fuori. Adesso seguono conti molto facili. Perché? Per abbreviare ulteriormente, già così l'abbiamo abbreviato, ma io lo voglio abbreviare ulteriormente. Io chiudo il dominio. Chiudo il dominio vuol dire aggiungere questi due tratti rossi, che li ho chiamati gamma 1, il primo tratto, e gamma 2, perché percorriamo ovviamente nel senso giusto. Eccoli qua. Ecco, l'ho chiuso, però li devo togliere. Però una volta che io li ho chiusi, allora ecco adesso qui siamo qui, l'integrale di f è uguale a meno 8 alla differenza di potenziale. Poi ho l'integrale mettendo il cerchietto, mi sembra sia stato Maxwell il primo che ha avuto la buona idea di mettere i cerchietti sull'integrale per rendere, enfatizzare il fatto che sono integrali, diciamo, su cammini chiusi e questo permette l'applicazione, per esempio, immediata al teorema della divergenza. Quindi buona idea. Ovviamente ha fatto di meglio Maxwell, comunque mi pare sia stato lui. Bene, allora ho chiuso. Queste integrali però li dobbiamo dare per acquisiti. Noi sappiamo, abbiamo visto che questi due sono integrali notevolissimi. L'integrale di y di x è meno la misura, scambiamo penna, e quindi l'integrale, quindi questi li diamo per acquisiti, è uguale a meno, si ottengono questi due integrali come un
Semplice applicazione del teorema della divergenza in due variabili, e x di y. Ecco, queste qui ci semplificano di molto perché dobbiamo semplicemente calcolare un'area, ma è un'area di un oggetto molto semplice perché è un rettangolo più un semicerchio. Vabbè, qui non commento niente, abbiamo tutti i dati, il rettangolo base 2 per altezza 1, li controllate tutti. Devo però adesso togliere i pezzi che ho aggiunto. Allora io direi di guardarne uno dei due, perché se ne guardiamo uno dei due, per esempio, io devo adesso controllare meno 2 per l'integrale gamma 1 unione gamma 2 di y di x. Guardiamo per esempio questo. Allora su gamma 1 che è questa qui, y è uguale a 0, perciò quello non c'è. Su gamma 2, che è quest'altro qui, è di x che è uguale a 0, perché è costante, allora questa integrale è 0. Ricordo, basta l'analisi del pezzo y di x. Su una curva è nullo il primo fattore, sull'altra è nullo, e vabbè, così fine. Quindi il risultato è, se ho fatto bene qui, ma siccome vi mando anche poi di questi, faccio la foto, ricordate come sempre tutto, però vi ripeto, se uno ha fatto tutto bene e qui alla fine mi fa un 2 più un mezzo, qui non so, non mi dimentico un pi greco, ininfluente, d'accordo? Quindi il risultato finale che a me è venuto fuori qui, riguardate tutto, è 8 più 6 pi greco. Se uno avesse fatto 7 più 6 pi greco perché si è dimenticato qui un 1 a qualche parte, il voto rimane massimo. Va bene? Quindi questo va guardato bene a casa, ma sappiate che dovrete sicuramente nel finale utilizzare l'integrale di queste forme differenziali. Queste ci saranno, quindi dovrete utilizzarle. Quindi avete visto che facendo così, no, io non esagero dicendo che il tempo si riduce da 100 a 10. E allora andiamo avanti. Poi dopo c'era il numero a 5. Allora, il numero 5, allora andiamo a vederlo qual è qua. Qui siamo al 7. Il numero 5 è l'integrale doppio. E qui cosa chiedevo? Ah, sia cartesio che polare. Eccolo qui. Bene, qui direi che va semplicemente, qui ogni parola è inutile, qui non serve nessuna parola. Semplicemente è un'applicazione tranquilla, non c'è nulla da inventare. Uno lo fa in coordinate cartesiane, mette fissa o fissa. Oh, ecco, no, qualcosa c'è da dire in realtà, è vero. Quando io lo faccio in coordinate cartesiane, occorre sempre decidere quale delle due variabili fissare per prima. Questo uno lo può vedere anche col Wolfram. Qui però bisogna avere il Wolfram, quello professionale, si paga un po', dove mette anche i passaggi. Adesso nel Wolfram Basic, no, forse i passaggi non lo mette. Ecco, se uno ha 5-6 euro da buttare via, dice mi faccio l'abbonamento al Wolfram, quello un po' più professionale, ma a voi non serve. Bene, stavo dicendo però che uno può... L'incertezza, il dubbio è quale delle due variabili fisso per prima? Allora io diciamo, ho bloccato la y, perché bloccando la y ho sfruttato questo fatto qui, che questo x che c'è al numeratore, a parte il 2, è esattamente la derivata della funzione che c'è sotto il segno di radice. Se io invece avessi bloccato prima x, avrei dovuto, l'integrale era un po' più complicato. Sì, più complicato perché se io integro bloccando lo x e faccio l'integrale in y, avrei l'integrale, vediamo un po' se vi ricordate, giusto, potrei fare questa domandina. Se io faccio, blocco la y, benissimo, bloccata la y, allora avrei un'integrale bloccando bloccando la y, ho fatto bene, ho fatto io, no, bloccando la x allora. No, la y bloccata e abbiamo visto funziona. Se io blocco la x, avrei un'integrale in dx, quindi l'x qui viene qui davanti, di 1 fratto. Allora, aspettate un attimo prima di eventualmente rispondere, che devo dire qualcosa d'altro. Allora, come abbiamo fatto noi, va benissimo, perché questa
x per 2 e poi diviso 2 è esattamente la derivata. La derivata di quello che c'è della funzione x quadro più x quadro. Quindi facilissimo. Se invece io facevo questa strada qui, vediamo un po' se vi ricordate. Questo qui, quale funzione mi serve per trattarlo? Quindi facciamo così adesso, dimentichiamo da dove proviene e me lo riscrivo così e vorrei una risposta. Se io avessi fissato la variabile sbagliata, ma sbagliata tra virgolette, dei conti li facevo lo stesso, era più difficile. Eccolo qua. È la tecnica per fare questo? Perché è più difficile? Perché quale funzione coinvolge questo? Vediamo se ve lo ricordate. Questo è un integrale che abbiamo visto l'anno scorso. Allora facciamo una cosa. Supponiamo che x fosse uguale ad 1, tanto per dire. Lo posso far diventare 1. Chiaro che lo posso far diventare 1 facendo una fattorizzazione, perché se io scrivo x al quadrato più y al quadrato fattorizzo uguale ad x al quadrato per 1 più y quadrato fratto x al quadrato e poi pongo questo, lo scrivo x al quadrato per 1 più v al quadrato, avendo posto v uguale ad y fratto x. Quindi lo posso sempre supporlo 1. Quindi l'abbiamo fatto diventare 1. Allora, my question is the following. Ladies and gentlemen, come ve lo lavorate questo? Ripeto, era fattibile lo stesso l'integrale, ma più faticoso. Sentiamo cosa. Una risposta. Qual è una primitiva di questo? Questo è un integrale che l'anno scorso lo abbiamo chiamato immediato. Adams li chiama elementari, noi li abbiamo chiamati immediato. Immediati. Qual è una primitiva di questo? Quindi questo va pescato nella lista di quei 30-40 integrali immediati. Non sento risposte, tutto muto. È un integrale immediato perché una primitiva di questa è. Allora. Non ditemi che avete dimenticato tutto. Supponiamo che ci fosse il meno qua. Se c'è il meno, non ci credo, altrimenti vi annullo tutti i voti che vi ho dato un anno fa. Qual è l'integrale di y diviso la radice quadrata di 1 meno y al quadrato? Oh, Ghedini, finalmente uscito allo scoperto. Col meno è il seno classico circolare, questo è il seno iperbolico. Quindi si sa fare. Però capite che avendo scelto la variabile sbagliata, tra virgolette, se uno vuole, dice, beh, per allenamento io lo faccio lo stesso, beh, padrone di farlo, certo. Però capite che il tipo di conti è molto più difficile, perché come l'ho impostato io, avendo scelto la variabile vincente, eccolo qui, qui non c'è niente da commentare. Uno deve guardare il foglio e vabbè. Allora, ripeto, nell'esercizio numero 5, che si chiede il conto in polare e cartesio, se uno fa solo uno dei due, prende la metà del contributo, evidentemente. Bene, ci sarà, potrebbe esserci solo un'indecisione, una scelta da fare su quale delle due variabili. Ma uno, se per caso avesse scelto la variabile, diciamo, sbagliata, cominciava subito a fiutare, perché c'è un momento, qui adesso viene fuori un argomento del seno iperbolico, poi devo integrare, no. Allora forse non è la strada giusta. Passa a questa, guardate, conto che si fa alla velocità della luce. Quindi sul numero 5, basta, fatto. Poi ripeto, questi compiti, soluzioni scritte, queste sono le soluzioni perfette, vi arriveranno la fotografia. Esercizio successivo. Allora, l'esercizio successivo. Allora, eccolo qui. Bene.
Eccolo qui. Potenziale del campo. Allora qui, occhio, occhio, perché immediatamente io noto qualcosa. Allora lasciatemelo scrivere questo campo. F uguale, lo voglio scrivere ben in grande, a 1 diviso x più y al quadrato, e poi qui c'è un x al quadrato y più 2xy al quadrato, virgola, x alla terza. Eccolo qua. Allora noi notiamo immediatamente, e questo ormai l'abbiamo capito, che quando sotto c'è un quadrato è molto probabile che il potenziale lo si possa mettere nella forma di quoziente, perché stiamo facendo derivati. Questo è un fatto che abbiamo usato già molte volte. Questo è ragionevolissimo e va veramente così, va veramente così. Quindi anche per questo integrale io potrei fare dei conti che sono quelli di dire, guardo delle due, allora, guardo della prima equazione, la imposto di phi su di x uguale, e la seconda, che mi sembra quella più abbordabile, di phi su di y uguale ad x al cubo diviso x più y al quadrato. Vabbè, questo potrei integrare rispetto ad y, cioè usare la tecnica solita. Troviamo una costante, andiamo a forzare la costante, eguagliando il risultato che troveremo diciamo, alla prima componente del campo. Vabbè, però noi possiamo fare anche molto più velocemente se partiamo se diamo per scontato che il campo sia P diviso x più y. E allora qui i conti a questo punto, perché cambiano? Perché invece di fare degli integrali, noi facciamo delle derivate. Quindi, se noi non applichiamo nessuna, diciamo, strategia, nessuna astuzia, noi per calcolare il potenziale generico dovremo fare degli integrali. Invece noi così facciamo delle derivate. E voi ormai avete capito bene che fare derivate generalmente è infinitamente più facile che fare gli integrali. D'accordo? Perché ve l'ho già detto un trilione di volte, se voi vi do l'integrale di seno di x fratto x, non sapete cosa fare, se vi do la derivata la fate in un millisecondo. Bene. Allora, se io parto da questa struttura qui, quello che segue è un conticino di derivate. Merita, diciamo, un solo, quindi adesso è proprio robetta, tranquilla. Io direi di, però, un commento lo dobbiamo fare lo stesso. Merito un commento perché, oltre che precisi, non dimentichiamo che dobbiamo anche essere veloci. Allora, guardate il commento che ho fatto quando uno è esperto. Devo risolvere questa equazione P di x, P, la deriva, P di y al piede vuol dire la derivata, meno P, sto guardando la seconda, la 2, qui sto guardando questa è la commento, questa merita un commento, uguale ad x alla terza. Come faccio a risolverla molto velocemente senza perdere tempo? Beh, qui dice, io ragiono in termini di gradi. È chiaro che qui se uno è molto svelto lo vede subito, però calmo, uno può darsi che o per sua natura, diciamo, vuole vederci chiaro, diciamo, non gli viene immediato, oppure non è abbastanza allenato. Ma in ogni caso adesso, diciamo, noi stiamo arrivando verso un allenamento veramente ottimale, tra 2 settimane sarete strapreparati. Allora, dicevo, ragioniamo in termini di bilancio di gradi. È chiaro che il grado di P, preso, è ragionevolissimo richiedere che sia 3, perché se P è grado 3, il secondo membro è grado 3, poi quando derivo diventa grado 2, per x più y rimane grado 3, quindi mi sembra estremamente ragionevole cercare P in modo tale che il DEG, o grado di P, sia esattamente 3, cioè sia un polinomio di grado 3. Allora io comincio a guardare quali sono le possibilità x al cubo, x al quadrato, y, e basta, non ce ne sono altri, perché se voglio esattamente la potenza 3, le combinazioni sono questo, x al cubo, x al quadrato, y, quindi sono tutti piccoli accorgimenti che uno, diciamo, impara
diventando sempre giorno dopo giorno esperto. Di queste tre, qual è quella che va bene? È chiaro, è x al quadrato y. Però poi devo verificare che mi soddisfi anche la 1, ma questi sono giochetti, giochetti da strapazzo. Quindi la risposta è ok. Quindi la P l'abbiamo trovata, è x al quadrato y. Fine. Problema risolto. Quindi ripeto, la strategia è quando il campo è particolare, invece di fare degli integrali, noi facciamo le derivate. Guadagno non da poco. Esercizio successivo. Allora, mi sa che quello sulla divergenza lo commento, no, voglio commentare anche quello. Però poi il dettaglio, ma proprio dettaglio, quello lo potete guardare anche per caso. Oh, questo. La convergenza. Momento. Allora, questa serie qua, scriviamola anche questa bene in grande e vediamo come ce la trattiamo. Allora, voi non potete dire che se questi esercizi, tutti quanti che abbiamo fatto finora stamattina, vengono affrontati nella maniera giusta, sono banalità, ma devono essere affrontati come si deve. Eccolo qui. Questa è la serie. Allora, è chiaro che uno fiuta qui che c'è. Intanto qui c'è un'alternanza dei segni. Allora, tutte le volte che c'è un'alternanza dei segni, il riferimento non può essere altro che questo. Leibniz, il primo studioso che ha trattato le serie in maniera intelligente, cioè il primo è il fondatore delle serie. Bene. Allora, ricordiamoci un criterio dovuto a Leibniz che, se ben ricordo, o vi ho mandato gli appunti o ve l'ho anche trasmesso, o sicuro che ve l'ho mandato, adesso non mi ricordo più sotto quale forma, se sotto forma di appunti o sotto forma di talk. Se io ho che a n tende a 0 con la freccina messa così, vuol dire che la convergenza a 0 è monotona così. Se Leibniz è stato il primo, ha fatto anche una dimostrazione che è più o meno la stessa che vi feci io. No, meno 1 alla n, ossia meno 1 alla n per n, questa converge. Quindi dice Leibniz, io ho una successione di numeri A1, virgola, A2, virgola, A3, virgola e così via, però che tendono a 0 in maniera monotona, quindi dall'alto in maniera monotona. Dice Leibniz, se io le sommo in maniera alternata, A1 più A2 più A3 più eccetera eccetera, potrebbe convergere o divergere, tipo la serie armonica, perché la serie armonica è chiaro che 1 fratto n converge a 0 con la freccina così in diagonale, però la serie armonica, questa l'ha studiata per primo Euclide, è divergente. Però dice Leibniz, se io li sommo così alternati A1 meno A2 più A3 meno A4 più. Allora Leibniz molto astutamente ha fatto vedere che questa converge. Allora l'idea è chiaro che occorre utilizzare Leibniz. Il fatto è la presenza di questo meno 1 alla n. Allora qui dobbiamo studiarci per bene questi coseno, qui la partita che si decide. In uno studio attento di quei coseno di pi greco quarto n per poter applicare Leibniz. Quindi un'analisi di questi numeri qui, cos di pi greco quarti n. Allora, io direi di cominciare da dividerlo in due parti, i numeri naturali, pari e dispari. Allora, se io li prendo pari, è chiaro che se un numero è pari, n è uguale 2 per k, d'accordo, tranquillo. Poi se n è pari, il fattore meno 1 alla n diventa 1, d'accordo? Il coseno di pi greco quarti n diventa il cos di k mezzi per pi greco. E qui comincio adesso a vedere ancora un'ulteriore alternanza dei segni, perché
perché quando k è dispari è 0, mentre quando k è pari è più o meno 1. D'accordo? Allora, adesso a me interessano, in questa somma qua, che adesso è su k, i k dispari non mi interessano, perché danno contributo 0, fuori dai piedi. Mi interessano solo i k pari. Quindi ripetiamo, stiamo lavorando sugli n pari. Se n pari, lo scrivo come 2k, ma non è mica finita la partita, perché a sua volta devo scegliere k dispari e k pari. Ripeto, parto dai pari. Se è pari è doppio di un numero. Questo numero, tipo 16, diciamo 16, 14, è doppio di 7, 7 dispari, mentre 16 è doppio di 8, che a sua volta è pari. Benissimo. Allora i k dispari non mi interessano, li butto via. Mi rimangono solo i k pari. Ma sui k pari, eccolo qui, k2p. Allora la serie è diventata 1 fratto 2k per il coseno di k pi greco mezzi, ripeto, e poi k lo prendo 2p perché a sua volta è pari, quindi diventa 1 fratto 4p per il coseno di pi pi greco, il quarto lo porto fuori e mi è rimasta la sommatoria di meno 1 alla pi fratto pi. Questo è convergente perché una serie adesso alla fine, il contributo sui numeri pari è diventato, lo scrivo bene, un quarto per la sommatoria di meno 1 alla pi fratto pi. Bene, questa è chiaramente nelle condizioni di Leibniz, ma c'è di più. Questa è una serie notevole perché il logaritmo, che voi prendete il logaritmo, l'anno scorso l'abbiamo fatto. Se voi prendete lo sviluppo in serie del logaritmo di 1 più x, lo sapete che è x meno x al quadrato mezzi, è tutte cose che vale la pena di ricordare, più x al cubo terzi e così via. Scegliete x uguale a 1 e ottengo che log 2 è uguale a 1 meno un mezzo più un terzo. Sempre Leibniz il primo che trovo questi. E probabilmente anche Newton, la differenza è che uno le diffondeva, Leibniz appena aveva un risultato, dopo mezz'ora lo sapeva tutto il mondo, Newton lo nascondeva nel cassetto. Bene, allora fine, convergente. Dispari, quando lo studente è arrivato qua, basta, basta, mi può dire, prof, io le ho fatto il pari e le assicuro che il dispari lo tratto allo stesso modo e io sono già, diciamo, dell'idea che questo basti, perché una volta che uno ha fatto il pari, il dispari se lo fa esattamente nello stesso modo, n uguale 2k più 1, poi deve distinguere che k sia pari o dispari, ma basta, basta così. Quindi questo risultato è, l'idea è di dividerla in n pari ed n dispari, ognuna delle due è convergente, quindi quando io ho una serie, se la serie è sigma, la scrivo come una sigma primo più una sigma secondo e sono entrambe convergenti, fine della partita. Sentite un po', adesso mi si è seccata la gola, però sul numero 8, questi qui ve lo scrivo, qui non c'è niente da commentare. Allora, qui si tratta di applicare quelle che io ho chiamato qui da qualche anno, così per divertimento le chiamo equazioni magiche. E qui vi ho raccontato un episodio che mica, cioè, se uno non le ha, non ce le ha queste equazioni, che solo vuol dire semplicemente quello che noi ci siamo procurati è l'espressione di f di n di sigma sulle superfici S notevoli. Allora, vi ho raccontato, mi sembra di averlo mandato, sì, a voi del secondo anno, a meno che non ha mandato per sbaglio la mail a quelli del primo, che se noi abbiamo questa qui già pronta, questi conti si fanno in un attimo. Allora c'era il figlio qualche anno fa di una mia amica che studiava, adesso ha finito, studiava ingegneria a Bologna e aveva anche lui da farsi gli esercizi sulla divergenza e un giorno me ne manda uno, dice va bene questo, ma non hai fatto il test? E dice qual è il test? Lo calcoli direttamente. Però non avendo le equazioni già pronte, e pazientemente ha dovuto ricavarsi il d sigma, ha dovuto ricavarsi la n e ha dovuto ricavarsi tutti i dati. E poi dopo ci sono delle semplificazioni, ma noi ce l'abbiamo già queste. Allora, quando gli ho fornito questo, immediatamente si è velocizzato, era diventato più veloce del suo professore, infatti poi ha preso 30 lode. E voi siete esattamente, quindi qui la superficie è il cono,
F1, F2, F3 sono scritte, quindi io semplicemente nella prova scritta le equazioni magiche le avete, io prendo, vado a vedere cono, qui c'è il cono, allora nelle mie equazioncine magiche vado a pescare la che adesso non le ho, quindi non mi servono. Vabbè, le ricordate, io me le ricordo a memoria, ma secondo me dopo un po' le ricordate pure voi a memoria. Vabbè, non questa. Vado a pescare il cono e la scrivo. Al posto di F1, F2 ci metto F1, F2, F3, il 3xy, virgola, meno y al quadrato, virgola, z al quadrato. Poi però devo esprimere la x, la y, z in termini della mappatura, cioè delle coordinate che mi sono scelto, che nel cono sono scontate. E quindi qui non c'è niente da inventare, viene meno un mezzo. Seconda parte e ultima. Ma poi ripeto, questo vi arriva la foto e quindi potete vedere tutto. Tutto con calma. Teorema della divergenza, io semplicemente prendo l'integrale di S, chiudo il cono col coperchio di raggio 1, chiudo, è uguale all'integrale della divergenza. La divergenza di F, conto banale, è y più 2z. Allora qui però un commentino lo vorrei fare. Ecco, questo direi che è bene invece che lo facciamo. Questo mi interessa spiegarvelo come si deve, perché spiegato una volta. Basta una e basta, fine, non si deve spiegare altre volte. Quindi un solo esempio e lo studente medio ha già capito tutto. Questo, dove V è il cono tagliato alla quota 1. Bene, allora il contributo proveniente da Y evidentemente sparisce perché la Y è pari, quindi per ogni Y c'è anche una meno Y. In Z no, che non è pari, perché ovviamente io sono qui sopra. Ci fosse anche il pezzo sotto un conto, ma non c'è. Quindi la parità e la disparità, dove la leggo? La disparità la leggo sulla y e sulla x. Bene. Allora il 2 fuori dai piedi e mi rimane l'integrale su v di z di v. Allora questo è l'ultimo conticino di giornata e me lo voglio fare alla grande. Questo lo voglio spiegare per bene, ma si tratta solo di andare a riesumare dei ricordi di qualche settimana fa. Quindi abbiamo l'integrale su v di z di v. Allora cosa facciamo noi? Fissiamo z. Z lo possiamo fissare nell'intervallo 0,1. Allora uguale all'integrale z fissato. Come abbiamo imparato a fare gli integrali multipli tra 0 e 1. Adesso rimane. Ovviamente qui c'è un z lo possiamo portare anche qui davanti perché adesso l'integrale è di y. Bene, una volta che noi abbiamo fissato z, qual è il range di y e di x? Allora sappiamo che è x al quadrato più y al quadrato minore o uguale di z al quadrato. Allora fissato z, il range è una circonferenza, ma del resto è chiaro che è così, d'accordo? Se io taglio un cono con un piano a quota costante, l'intersezione è una conica, in particolare è una circonferenza. Chiaro? Quindi io il mio cono lo taglio alla quota z. Qual è la sezione che ottengo? Un cerchio. È il cerchio di raggio z, x quadro più y quadrato minore o uguale a z quadrato, cerchio centrato nell'origine e raggio z. Bene, allora ho un integrale tra 0 e 1 di z. Questo qui è l'integrale della funzione 1 su un cerchio di raggio z. E allora è pi greco z al quadrato di z, fine. Ecco, questo qui, test superato, quindi voi quando farete l'esercizio numero 8. Se uno lo fa in uno dei due modi, prende metà del contributo, però secondo me li fate tranquillamente in tutti e due modi e questo qui, oltre a farvi guadagnare dei punti, vi dà la sicurezza che quando avete consegnato avete fatto bene perché qui c'era meno pi greco mezzi e prima mi pare di capire che c'era pure meno pi greco mezzi anche prima. Andiamo a vedere. Certo, allora è tutto giusto. Bene, compito risolto. Quanto ci abbiamo messo? Vabbè, sono andato un po' forte verso la fine, ma ci abbiamo messo. Ma io ve l'ho detto che
Non è che sia per tutti così, lo studente preparato, sto con preparato bene, molto bene. Lo studente veloce e ben preparato, sto compito lo fa in 40 minuti, ma questo non significa che tutti quanti lo faranno in 40 minuti, d'accordo? 40 minuti è il tempo il tempo ottimale, ma vi do 2 ore, quindi io vi dico subito che nel compito di gennaio vorrei già sistemarvi tutti, promuovervi tutti. Bene. Allora, voi guardate questo, e adesso io in questi giorni, allora lunedì, il dipartimento ho scoperto ieri, metto la bidella, che lunedì il dipartimento è chiuso, è vacanza, ma per noi qui non c'è una vera vacanza, posso lo stesso mandarvi del materiale, visto che ci vediamo non dal vivo, quindi è chiaro che se ci dovessimo vedere dal vivo non si può fare lezione in aula, ma io qui posso mandare il materiale, io in dipartimento ci vengo tutte le volte che voglio, e quindi noi ci risentiamo mercoledì, questo è sicuro, però aspettatevi del materiale nel frattempo, che riguardi sia la prova orale, e quello, la mia dritta è di metterlo via, in questo momento non è importante, le serie di Fourier, l'integrale di Lebesgue, io lo metterei via, e comincerei a guardarci dal 20 dicembre, ecco. Ecco, qui è previsto, da quanto sento io, che tra il 20-12 e il 20 dicembre e l'Epifania sento parlare di un lockdown abbastanza, insomma, impegnativo, nel senso che non potrete andare da nessuna parte. Allora io direi che questo qui è il periodo migliore per studiarsi Fourier e Lebesgue. Boh, se non ci sono domande, quindi rimanete in attesa del materiale. Vabbè, io adesso chiuderei qua. Bene, non ho visto domande, quindi chiudo la chat, chiudo tutto. Va bene, saluto tutti, Gaia, Pietro, va bene. Allora, Giulia, Macchioni, arrivederci. Ah, dimenticavo, chiudo intanto la registrazione. Il ricevimento studenti è sempre nel mio ufficio dal vivo, è sempre operativo.